Ciao, benvenuti. Oggi parliamo di Enrico Nigiotti e del brano Tu non farlo, prodotto da Caterina Caselli e arrangiato da Michele Canova. In studio c'era tutta la band, quindi le registrazioni sono state fatte un po' alla vecchia maniera, ovvero suonando tutti insieme, e questa cosa fa la differenza per alcuni tipi di produzione. Con me una super band, ovvero Andrea Fontana alla batteria, Davide Tagliapietra e Alessandro De Crescenzo alle chitarre, Chris Arrigano alle tastiere e Leonardo Di Angila alle percussioni. Per registrare ho utilizzato lui, questo fantastico Fender Precision del 51. Ahimè, non è originale, ma è una riedizione made in Japan dei primi anni del 2000. Nel corso degli anni ha subito diverse customizzazioni, è stato riverniciato overspray di bianco con vernice alla nitro, paletta in tinta, cambiato il battipenna, aggiunto il tamrest in metallo, sostituito il pickup con un Lollar e sono stati aggiunti qui sul dorso del manico, vi mostro, e sul frontale dei cristalli tipo Swarovski. Questo non per vanità, ma per rendere più visibili i segnatasti in palchi poco illuminati. Poi bisogna dire che sono anche molto belli da vedere. Il basso lo utilizzo solitamente con corde lisce, esattamente queste sono delle Labella Deep Talking. Questo strumento ovviamente ha meno medie e molti più bassi e molti più alti rispetto ai Precision tradizionali, o meglio quelli con il pickup splittato. Quindi il fatto di avere le corde lisce secondo me esalta questa sua caratteristica sonora. Inoltre è uno strumento secondo me molto difficile da suonare perché è un po' più grande, comunque non ti agevola, ecco, la realtà è che non ti agevola. Di conseguenza devi pulire molti fronzoli del tuo modo di suonare perché o fai difficoltà a farli o non ti riescono per niente. Il basso è stato registrato attraverso un Avalon U5 e, come vi dicevo prima, le sessioni di registrazione sono state veramente molto divertenti. Infatti, sono felice di risuonare questo brano. Ecco a voi Nigiotti e il brano Tu non farlo. Video bloccato per questioni di copyright. Secondo me a YouTube piace di più la versione solo basso e noi gliela facciamo sentire. La versione completa la trovate sul mio Facebook e sul mio Instagram. Andatela ad ascoltare. Intanto qui c'è la versione naked, solo basso, che è anche più figa.
anche per questa volta è tutto. Se vi è piaciuto mettete un like, condividete, iscrivetevi al mio canale YouTube. Se non vi è piaciuto fatevi i bassi vostri. Ciao!